Mi ricevete? Mi servono informazioni su quella superstite avvistata da Larsen a Marion Forks. Deacon, ti ho già riferito tutto quello che so. Una donna, giovane. Aspetta, mi ha parlato di Hungry Jim, la vecchia pasticceria vicino al ponte est. Quella con il boscaiolo gigante. Sì, ho presente, inizierò da lì. Bravo, e ricorda, portala da me. L'altro giorno si è fermato un branco di randagi, ci hanno venduto delle armi. Potresti trovare qualcosa di utile. Allora, dove ti nascondi? So che sei qui vicino. Avrei bisogno d'acqua, forse giù al torrente. Devo guardarmi intorno. Devono essere sue, forse viene qui a prendere l'acqua. Vieni qui tutti i giorni per l'acqua, dico bene? Ma ti muovi con circospezione e non ti trattieni mai al lavoro. E scaltro. Astuta la ragazza, resta lontana dalla strada, esce solo di notte. Ci sono i furiosi, ma vederla è più difficile. I rottami servono sempre. Stronzi ripugnanti, nessuno di voi uscirà vivo da qui! Smarriti! Gli smarriti arrivano! Munizioni.
Smarrito! È smarrito! Ah! Perfetto. È qui! È qui! Una cosa sola! Merda, sono quasi a secco. Facciamo scorta. Cerchi la redenzione. Sta cercando il cammino. Sono ferito. Sarai retta! Questa non ti servirà. La casa è sbarrata. Come fai a entrare e uscire? Andiamo. Devo solo metterla qui. Bene, bambina, dove ti nascondi? Non aver paura. Non ti farò del male. Sei da sola, c'è qualcuno con te? Oddio. Ok. Questa è camera tua? Che meraviglia. Queste sono tue? No! Lisa. Questa è mia. Piano. L'ho vinta a ginnastica. Meritavo il primo posto, ma Missy King ha imbrogliato. Lisa! Lisa, li senti tutti questi spari? Qui non siamo al sicuro. Dobbiamo... La mia... Mamma mi ha chiamato e mi ha detto di correre a casa senza fermarmi. Che mi aspettavano qui e saremmo andati via insieme e... Sono arrivata e c'era un biglietto con scritto che erano andati via e... Non sapevo cosa fare, così mi sono nascosta e non sapevo cosa fare. Ok, tranquilla, tutto ok. Lisa, qui vicino c'è un accampamento. E devi venire là insieme a me. No. Ci sono altre persone lì, altra gente, li conosco.
Sarò sincero, è un campo di lavoro. Per mangiare dovrei darti da fare. Sarà dura. Cosa? Ma almeno non morirai di fame. No, la mamma verrà a prendermi. Ok, è tua mamma? Hai detto che non è tornata, giusto? Chissà, potrebbe essere all'accampamento. Mamma, all'accampamento. Certo, mi sta aspettando. Ok, stammi vicino. Quegli uomini armati sono ancora lì fuori. No, non devi preoccuparti di loro. Li hai uccisi. Sono andati. No, persone infette. Dobbiamo muoverci. Non sono sicura. Avanti, piccola, dobbiamo andare. Ah, ok. Ehi, come ti chiami? Deacon, mi chiamo Deacon. Sola tutto questo tempo.
Non parli molto, eh? Mio padre è una mala geologia. Mi portava in giro a caccia di geodi. Geodi? Sono rocce, ma se le tagli a metà all'interno è meraviglioso. Ok, sembrano belle. Giravamo parecchio insieme. Il cratere di Velna, la piana lavica, il Black Crater. Ovunque. Pensi che lo troveremo all'accampamento? Non lo so, ragazzo. C'è qualcuno nel tunnel! Cosa? Stavi a sentire quei colpi di pistola, Harry. Di uomini molto cattivi, capito? Sì. Sta qui e nasconditi, non uscire finché non te lo dico io, ok? Sì, ok. Mi ha preso! A terra! Restano poche munizioni. Parato! L'ho ucciso! Al volo! Servono più a me. Fuoco di copertura! Devo ricaricare. Ricordalo! Vado verso di lui! Cazzo! Ehi, avanti! Avanti! Continua a correre! Aggiramento! Sì, ucciso! Ucciso! Torno indietro. Lisa! Ehi! Esci, ora è sicuro!
Ora è mia. Forza, salta su. Stai bene? Sì, sì, ma credo di voler tornare a casa. No, all'accampamento. Sarai al sicuro lì, vedrai. Ok. Ti farò una domanda, Lisa, e devi riflettere prima di rispondere. Qualche tuo vicino aveva armi da fuoco, non so, pistole, fucili, armi del genere? No, sono arrivati degli uomini e hanno preso tutto. Degli uomini? Erano come quelli nel tunnel o indossavano uniformi, come nell'esercito? Come nell'esercito, ma erano molto sporchi e portavano bandiere fatte in casa. Soldati della contea di Deschutes, penso. Non ricordo bene. C'erano altri con loro? Donne, bambini? Non ricordo. Ok. Tommy lo saprebbe. Tommy? Tommy Strickland, il mio migliore amico, ma non c'è più. È corso a nascondersi con il padre. In che senso? Suo padre aveva un rifugio antiatomico e l'aveva rifornito di tutto. Mappe, cibo, acqua, armi, provviste del genere. Ok, sai come raggiungerlo? No, mi avevano chiesto di andare con loro, ma aspettavo che mamma e papà tornassero. Abbiamo visite. Ci siamo, il posto è questo. Tu restami vicino. Ok. Beh, chi è che è venuto a trovarci? Signora Tucker! Oh mio Dio! Lisa, tesoro! Va tutto bene, sei al sicuro? Mamma e papà erano tutti malati, non sapevo cosa fare. Sono arrivati degli uomini, la gente stava male. Stai tranquilla, sei al sicuro ora. È un miracolo. Un autentico miracolo. Eravamo vicine di casa, vero Lisa? Vivevo in fondo all'isolato. Conoscevo i suoi genitori. Loro sono qui, signora Tucker. Cara, conosci già la risposta? No. Non sono qui. Entriamo, su. Potrai lavarti e mangiare qualcosa. Poi ti troverò un posto per dormire. Portala dentro, dalle da mangiare. Parla con Alcai. Stanotte avrai i tuoi crediti. Ehi, solo una cosa. Ha sofferto molto, puoi andarci. Aspetta piano. A me decidere no, come... stammi a sentire, sul serio. Cerca di non trattarla come tutti gli altri. Non venirmi a dire come gestire il mio campo. Se vuoi puoi stabilirti qui e contribuire. Allora sì che potrai parlare. Non puoi farti intenerire, Dick.